Grazie dell'introduzione e dell'invito, vorrei ringraziare tutti per questo. Un'altra conferenza sulla crisi dell'eurozona. Sicuramente voi siete stati a numerosissime di queste conferenze. La ragione per cui continuiamo a tornare su questo argomento è perché l'Europa si è rifiutata di trattare in modo sistematico la crisi finanziaria e le conseguenze di queste ci portano di nuovo a nuove conferenze. Questa conferenza ha dato molti consigli e molte proposte alle prossime persone che avranno il potere, poi queste proposte in genere vengono spazzate via. E il pubblico di questi convegni così importanti assomiglia al pubblico. Assomiglia al pubblico che partecipava delle tragedie greche, in cui qui i protagonisti poi sono sempre molto delusi. Basta pensare poi ai nostri leaders politici, ai nostri burocrati che hanno raggiunto il problema dell'inanità e cercano di andare sempre più a fondo in fondo. Il rischio di una conferenza come questa, sicuramente quando è stato già 20 o 30 altre conferenze, è che ci poniamo la domanda a che serve e rendersi conto che il problema non è tanto la mancanza di comprensione da parte dei leader politici, perché conferenze come queste potrebbe illuminarli. Il problema è che la loro incomprensione rimane assolutamente senza problemi e addirittura non ne hanno vergogna. Per cui perché preoccuparci tanto? Coloro che hanno partecipato alla sessione precedente, Richard Ku ha assolutamente ragione, come lo era Bill Mitchell nella diagnosi che ha fatto del problema. Si tratta di una crisi dell'architettura che ha a che vedere con il disegno che affonda le fondamenta nell'eurozona. Ebbene, sì, hanno ragione tutti e due, sia Richard Ku che Bill Mitchell, che dicono che per salvare l'eurozona e perciò per prevenire e impedire la frammentazione dell'Unione Europea dobbiamo fare qualcosa adesso che non richiedano cambiamenti troppo come precedentemente. Prima si è cercato di smuovere delle montagne che non sono rimovibili. Ebbene, questa crisi attuale è in un momento che potrebbe facilitare quella revisione dei trattati che altrimenti non potrebbero essere fatte. In questo Bill Mitchell ha ragione e noi dovremmo muovere verso la disintegrazione dell'eurozona. I costi sono enormi, immensi, ma comunque sono estremamente importanti, per cui si tratta di un'ottimizzazione vincolata. Bene, vediamo quali sono i nostri vincoli. C'è un qualche modo in cui potremmo lavorare all'interno di questi vincoli? Qui c'è bisogno di assistenza tecnica, altrimenti non vado avanti. Vorrei prendere una metafora da un'algebra scolastica. C'è un sistema di tre equazioni con tre sconosciute e non è che possiamo risolvere una sola, dobbiamo risolvere tutte e tre. La domanda che è alla base dell'incontro di oggi è: cosa possiamo fare con il debito eccessivo? Non c'è un'unica risposta, perché c'è un sistema di tre crisi o tre equazioni con tre incognite: il debito pubblico, un investimenti inadeguati e un'altra, ma cercare di risolvere questo sistema di equazioni simultanee non è possibile, non si arriverebbe da nessuna parte. Il problema fondamentale è perciò che nel tentativo di rispondere a questa domanda dobbiamo tener conto di quelli che sono i vincoli politici, e l'eurozona è basata su un principio molto semplice di responsabilità perfettamente separabili, cioè ogni euro di debito dell'eurozona deve essere nelle mani di un solo Stato membro. Mm.
Ma visto che il mio tempo è meno del previsto, salto questo e vado direttamente a quelle che sono le premesse. La prima è che in quella la situazione in cui ci troviamo adesso dobbiamo trovare un modo, l'unico modo per affrontare seriamente il problema del debito è attraverso la crescita e gli investimenti e qualsiasi altro mezzo noi possiamo scoprire per uscire da una situazione così difficile dovranno essere concepiti all'interno di questo principio fondamentale che è di quello del debito perfettamente separabile. Ma finora questo principio, tutto quello che è riuscito a fare è stato che ha completamente è incoraggiato da quello che era avvenuto prima della crisi del 2008, cioè un caso di crescita che si basava su del denaro che viaggiava rapidamente da banche private, da paesi che erano in surplus e che erano finanziati dai venditori e che andavano verso altre nazioni per dare un supporto alle vendite nette dei paesi che avevano un surplus. E questo mantenendo questo principio di separazione. Tutto si basava su questo principio di una crescita che si basava su una spesa insostenibile. E per creare quelle circostanze per questo tipo di crescita. Ma la tragedia è che quando questo è successo, l'Europa sotto questo principio della responsabilità perfettamente separata ha dovuto fare delle scelte o espropriare le banche che non erano più solventi, pur mantenendo questo principio del debito perfettamente separabile, oppure combinare questo principio di responsabilità separata con bailout. In che modo era possibile avere questa idea di unire queste due strategie pretendendo allo stesso tempo di rimanere fedeli al principio delle responsabilità perfettamente separabili. Se siete nella BCE o a Bruxelles e assumete qualcuno che si è affilato i denti nel settore bancario e che dice come posso salvare la Grecia e allo stesso tempo capisco che non ve l'ha fatto salvarla. La risposta è ci dirò perché questo lateralizza gli obblighi che si hanno, cioè tagliare a pezzi il debito e diverse probabilità, diversi paesi e poi risintetizzare il tutto. Per cui siamo finiti in Europa che dopo il 2008, in particolare dopo il 2010, ci siamo basati su Eurobonds simili ai CDO che gli Eurobonds avrebbero dovuto in sé finanziare il salvataggio della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo, della Spagna. E poi, quando questo è successo, questo ha portato al quasi disastro dell'estate del 2012, che era stato già previsto da Mario Draghi in vari interventi. Cosa è successo? Nel tentativo per far fronte a quei venti inflattivi che erano il prezzo che si sarebbe dovuto pagare per la stabilizzazione del mercato dei titoli di Stato, si è arrivato a quel tentativo molto di Juncker che ha presentato l'idea di un altro CDO che si basa su una tranche di denaro che viene dalla Commissione facendo un rimescolamento del denaro a Bruxelles e questo verrà costruito su quel che erano delle tranche dei subprime dei CDO. Per cui tutto questo basato sul principio delle responsabilità separate, perché non può essere mantenuto se non si ha un collasso dell'euro o attraverso la deflazione.
Questo è il punto a cui siamo arrivati. E perciò la grande domanda che vorrei, a cui ho cercato di dare una risposta, è molto semplice. Siamo in grado di fare qualcosa rapidamente e per poter rispiegare quelle che erano le soluzioni già esistenti senza grandi cambiamenti, e verso un'unione politica sarebbe molto autoritaria in natura in queste circostanze per poter salvare l'euro. E questo ci porta a tre proposte. La prima riguarda il problema di cosa fare con gli investimenti, in che modo possiamo spostare le montagne di risparmi inerti di cui parlava Richard Koo e farli diventare produttivi. Cosa possiamo fare? Noi dobbiamo, con la Banca Centrale Europea e con la Banca Europea degli Investimenti, e tutto questo si basa, altrimenti si basa su un'illusione del CDO. E per cui il mio suggerimento è che dovremmo cercare di pensare a modi per utilizzare le due buone istituzioni che abbiamo, cioè la Banca Centrale Europea e quella Banca Investimenti Europea, Banca Europea degli Investimenti, per poter realizzare queste proposte. Ebbene, qual è la premessa? Noi abbiamo bisogno disperatamente di una crescita però sugli investimenti. Poi l'Europa è piena di liquidità inutilizzata, che è paralizzata dal terrore della bassa domanda. E questa liquidità dovrebbe essere trasformata in investimenti produttivi. Noi sappiamo che la Banca Centrale Europea desidera comprare carta di buona qualità, ma non può farlo senza causare un'inflazione dei prezzi. E poi non vuole introdurre quel tipo di inflazione dei prezzi dei beni che potrebbe essere prevista. Allora, come possiamo fare? Due suggerimenti. In che modo la Banca Europea degli Investimenti può ricevere il semaforo verde per imbarcarsi in una serie di investimenti guidati da un programma di ripresa dell'Eurozona, e per finanziare esclusivamente, che sono finanziati unicamente da emissioni di titoli dalla Banca degli Investimenti, e la BCE dovrebbe aspettare per entrare nel mercato secondario con l'acquisto di titoli di Stati della Banca Europea degli Investimenti e del Fondo degli Investimenti Europeo per mantenere il loro rendimento costante. Il punto fondamentale di questa idea è che la Banca Centrale Europea agirà come QE non inflattivo e non tossico, e questi dovrebbero imbarcarsi in un programma di ripresa di investimenti per l'Eurozona. E quando Richard Koo ci diceva che questi investimenti dovrebbero essere fatti in modo diverso, e per poter comprare auto e macchine fotografiche, ma comunque questo non ha implicazioni con le regole finanziarie europee, perché non riguarda il debito degli Stati membri. Questo programma di ripresa europea della grandezza che ho indicato sicuramente ricorderebbe alle persone che sono a Lussemburgo, cioè della Banca Europea per gli Investimenti, che ci sono delle capacità che possono essere significative da un punto di vista macroeconomico, e il rischio di default medio è accettabile. Questo permetterebbe di interiorizzare questi investimenti e trattare gli investimenti privati esattamente come avviene nel Silicon Valley. Google ha detto che sta procedendo in alcuni processi, in alcuni progetti. Quando annuncia un progetto che sembra ancora di lontana realizzazione, i fondi privati arrivano immediatamente. E mentre si risponde alla domanda da 3 milioni di euro, cioè come poter allargare la propria possibilità di bilancio. Ebbene,
ciò che dobbiamo capire è che l'unione bancaria, di cui siamo così orgogliosi, è in effetti falsa, è una finzione. Ciò che abbiamo fatto, abbiamo rinazionalizzato il settore bancario e noi lo chiamiamo una unione bancaria. Abbiamo affermato che c'era una unione bancaria per negarla in pratica. Abbiamo messo la Banca Centrale Europea in una situazione molto difficile di dover fare delle scelte, anche se non ha la possibilità di ricapitalizzare le banche, per esempio, in un grande dilemma, cioè dare inizio a una crisi nel mercato monetario o riallinearsi. E pensate cosa ha fatto nel mese scorso. Bene, cosa ha fatto? Questa è una proposta molto semplice. Una riorganizzazione passo passo del fallimento delle banche fragili e degli stati membri più fragili come la Grecia o come l'Italia, mi dispiace dirlo in questi giorni, oppure in modo molto indipendente attraverso la decisione del supervisore singolo che si trova all'interno della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea potrebbe incaricare per le banche che stanno per fallire, che hanno delle equity negative e in realtà non sulla base dello stress test che è stato appena fatto, e incarica un nuovo consiglio dei direttori e per fornire una ricapitalizzazione senza nessun coinvolgimento dei governi e allo stesso tempo garantisce i depositi garantiti e la nuova commissione ha un ambito preciso, cioè di ristrutturare e vendere le azioni al prezzo di un'azione. Allora scusate, di rivendere le azioni una volta che il prezzo delle azioni aumenta. Cosa fare adesso del debito stesso, del debito pubblico in se stesso? Questo è un breve riassunto dei suggerimenti. I stati membri partecipanti in questo schema che vi propongo, semplicemente sulla base dell'applicazione di una domanda che hanno inviato alla Banca Centrale Europea, hanno un debito che viene diviso tra quello che corrisponde a Maastricht e che perciò possono avere in base al trattato di Maastricht e quello di Lisbona, e invece il debito rosso, cioè quello che non potrebbero avere. Immediatamente la Banca Centrale Europea annuncia che appoggiano la porzione di titoli che sono in maturazione o sulla base della percentuale del debito che è conforme a Maastricht in confronto a tutto il resto del debito dello Stato membro. In che modo lo fa? Come può avere i soldi per fare questo senza violare la propria Costituzione che dice che non possono monetizzare il debito degli Stati? Semplicemente emette dei titoli. E lo fa per quei paesi che hanno bisogno di carta valore di grande qualità. E poi per quanto riguarda i conti debito con la BCE, impegnano a pagare i soldi che sono necessari per redimere questi titoli della Banca Centrale Europea che avranno la scadenza a 10 anni. E la credibilità del sistema, abbiamo aggiunto questo prima di tutto un meccanismo, il conto debiti dei stati membri partecipati, che avrà una super seniority, cioè che questi ripagamenti da parte degli stati membri di questi conti del debito nei confronti della Banca Centrale Europea avranno la precedenza di tutti gli altri passivi degli stati membri, e poi ci sarà una piccola somma del ESM che assicurerà i titoli BCE in caso di perdite catastrofiche degli stati membri. E le clausole di azione collettive e la ristrutturazione farà parte poi del debito, farà parte del futuro. Vorrei adesso concludere
e salterò l'ultima diapositiva per poter essere più breve. Vorrei concludere suggerendovi che noi siamo arrivati a questo incrocio, a questa crocevia dell'Eurozona che assomiglia in qualche modo all'undicesimo secolo, quando i cavalieri franchi sono stati affrontati dagli uni e hanno dichiarato la vittoria e poi sono arretrati. Ebbene, i burocrati hanno dichiarato la vittoria sulla crisi qualche tempo fa e poi si sono ritirati e hanno lasciato il deserto dietro a loro e l'hanno chiamato pace. Anche la Grecia noi abbiamo fatto delle ottime prestazioni, ma avete notato il modo in cui i nostri uomini politici l'economia uno per uno, la Grecia dichiara la vittoria perché il PIL è aumentato del 0,7%, ma il PIL è un rapporto. Al numeratore abbiamo il PIL in euro e invece al denominatore abbiamo l'indice dei prezzi. E come è successo negli ultimi 6 mesi in Grecia? Il denominatore si è ristretto molto più rapidamente del numeratore. Per cui anche se in euro il PIL in Grecia cade mentre noi stiamo parlando e l'altro cade ancora più rapidamente, noi in questo momento stiamo celebrando il fatto che la Grecia sta superando la crisi. Bene, cosa possiamo dire? Quali sono le proposte sensate o idee che sono venute fuori da questa conferenza? Io vorrei dirvi che solamente un cambiamento può allontanarci da questa da un rifiuto. Vorrei rispondere a un'ultima domanda prima di dare la parola al prossimo relatore. La risposta è molto semplice: perché preoccuparsi se non possiamo dire niente, se non esistono argomenti razionali che possano entrare nella testa dei nostri capi e dei nostri burocrati? Perché vedo come mio dovere di fare delle proposte, degli argomenti sensati che mostrino loro agli occhi di un pubblico europeo sempre più scontento. E di mettere di fronte agli occhi degli cittadini europei che questa lotta per le parole che porta sempre quella rivolta di cui l'Eurozona assolutamente bisogna. Nient'altro arresterà questa crisi, niente potrà mettere un termine alla frammentazione dell'Europa, ovvero quella situazione ridicola in cui un continente che è stato unito con tante culture e lingue è all'orlo di essere distrutto da una garanzia comune che è stata concepita in modo assolutamente architettonico.